Con il direttore Fabio Massimo Conti, una beffa nel finale atroce, un secondo tempo super della squadra, due pali, un paio di parate importanti del portiere della Virtus e poi quel gol che grida assolutamente vendetta. Ma parto dal fondo, cioè dal loro gol, senza nulla togliere alla Virtus Verona. La partita l'abbiamo vista tutti, ma quello che è successo in campo negli ultimi minuti è inammissibile. Guardalinea che sbandiera un fallo di mano, richiama l'attenzione dell'arbitro. L'arbitro, un fallo di mano evidentissimo peraltro, l'arbitro che smentisce il guardalinea, non si è ben capito il motivo, ripeto, di fronte a un fallo di mano clamoroso, oltre che ammesso dallo stesso attaccante della Virtus Verona, ma detto proprio a chiare lettere anche dall'assistente. Adesso con le porte chiuse si sente tutto quanto, quindi non c'è possibilità di smentita su questo. Lascia l'amaro in bocca perché soprattutto il secondo tempo la squadra ha fatto una prestazione davvero super e meritavamo di avere ancora la possibilità di accedere ai playoff tramite l'11° posto, andando a giocare una partita che sarebbe stata decisiva domenica prossima, a Legnago. Purtroppo ci è stata negata questa possibilità e non ho ben capito il motivo di questa decisione assurda dell'arbitro, che spero mediti parecchio quando riverrà le immagini a casa o già sulla via del ritorno attraverso i telefoni o gli iPad. Perché si è vista una cosa davvero, davvero brutta oggi in campo, senza alcun tipo di spiegazione, perché veramente non siamo riusciti a capire il motivo per cui non ha accettato quello che era il verdetto del campo, ovvero quello che aveva segnalato giustamente l'assistente, dicendoglielo anche al microfono e ripetendolo anche oltretutto a partita terminata agli esponenti che si trovavano nei pressi della panchina. Purtroppo è andata così. Comunque facciamo i complimenti ai ragazzi che hanno fatto davvero un'altra prestazione super. Oggi è stato bravo il portiere della Virtus Verona. Siamo anche stati sfortunati in occasione dei pali e potevamo fare qualcosina in più nel primo tempo, però ci sono anche gli avversari che hanno fatto la loro gara. Adesso sicuramente andremo a Legnago per onorare il campionato, perché è giusto che sia così. E speriamo di riuscire a far una prestazione buona domenica prossima. Una giornata che si chiude male, ma una giornata che era iniziata anche bene, perché alle tue spalle, direttore, un grande strigione da parte dei tifosi che l'hanno voluto lasciare questa mattina. Non sono potuti stare vicino alla squadra durante l'anno per ovvi motivi legati alla pandemia, ma questo strigione testimonia come i tifosi siano grati alla società, al padron, ai ragazzi e allo staff tecnico. Sì, un ringraziamento da parte mia sia a titolo personale sia a titolo di tutti quanti, a titolo della società, a titolo dei ragazzi. È un gesto che ci ha fatto veramente piacere questa mattina svegliarci con questo striscione affisso alle mie spalle. È stato veramente bello. Quindi ringraziamo per le parole, perché sappiamo che quando la tifoseria organizzata fa uno striscione del genere, significa che sono parole sentite, sono parole vere, sono parole sincere e che vengono dal cuore. Quindi l'unica cosa che possiamo dire, e siamo fieri e contenti di dirlo, è grazie.